Ciao ragazzi, sono la vostra Erika. Oggi vi parlo di televisione, esattamente di Focus TV. Ma perché sta televisione la chiamano Focus quando dovrebbero chiamarla Focus TV? Perché? Perché non c'è un cazzo da vedere. La stessa trasmissione, te la rimettono fino alla nausea. Tu accendi alle 8 del mattino come ha fatto il cibo, accendi a mezzogiorno come ha fatto il cibo, accendi alle 4 del pomeriggio come ha fatto il cibo, alle 8 di sera come ha fatto il cibo, a tutte le ore del giorno e della notte come ha fatto il cibo. Quello che non trasmetteranno mai è come sono fatti i maroni degli ascoltatori, perché sappiamo tutti che basta cliccare su Focus TV per averne due grossi così. Nel malaugurato caso in cui non si parli di cibo, allora da Focus diventa Sfigus TV. Ti raccontano di tutte le sciagure dell'aviazione civile, dove ci siano almeno 150 morti per volta perché altrimenti chi se ne frega, e ti fanno rivivere tutta la faccenda attraverso i racconti dei sopravvissuti, che naturalmente piangono tutti come fontane. Ah, a mio papà mancavano 4 giorni alla pensione, è morto bruciato. Mio fratello, è partito per il viaggio di nozze, è morto lui, è morta la moglie. Ah, i bambini, e nel loro primo viaggio aereo sono morti bruciacchiati come l'arrosto nel forno. Tutto questo te lo trasmettono alle 8:30 di mattina, perché tu possa affrontare la giornata con una bella carica di entusiasmo, di gioia, di voglia di vivere, soprattutto di voglia di volare. Passa mia figlia e mi fa: andiamo a Londra quest'anno? Se remi tu va bene, Da Sfigus si passa ancora peggio, diventa Catastrofus TV. Sapete qual è la città più sfigata dell'universo? È Los Angeles, perché su questa TV io ho imparato, nell'arco di un solo pomeriggio, con 5 trasmissioni tematiche diverse, che tutte le catastrofi possibili e immaginabili, anche quelle non immaginabili, devono succedere per forza a Los Angeles. Allora, immaginiamo che il Big One si abbatta su Los Angeles, e fin lì ci sta, vabbè, se lo aspettano per davvero, prima o poi succede. Ma poi arriva il demenziale, veramente. Immaginiamo che un'astronave aliena si impadronisca di Los Angeles. Primo, ma quando ce l'hai che te ne fai? Secondo, ma perché tutti gli alieni atterrano sempre a Los Angeles? Ma a Bresso c'è un aeroporto così bellino, ma non ci atterra mai nessuno. Vedi quanto conta il marketing della galassia? Se non sai fare marketing, gli alieni non ti cagano. Immaginiamo che una cometa si abbatta su Los Angeles. Ma se una cometa si abbatte su Los Angeles, ma fuoco mezzo pianeta, perché ti preoccupi solo di quelli lì? E noi chi siamo, i figli del gatto? Immaginiamo il clima di Giove su Los Angeles. Cioè, in tutto il resto del mondo può esserci un clima meraviglioso che si sta come stare alle Hawaii, a Los Angeles c'è un'area di bassa pressione circoscritta lì, come la nuvola di Fantozzi, dove c'è il clima di Giove. Ma chi è che le pensa ste cose? Ma che cosa, cosa gli viene in mente? No, l'apoteosi poi arriva. Immaginiamo che a 300 anni luce da qui esploda una supernova e i raggi gamma, secondo voi, con tutto l'universo a disposizione, dove vanno a finire? Lo sapete? Su Los Angeles! Che bella città! Sono tutti così gioiosi lì, così entusiasti, così ottimisti, che all'ingresso della città ci hanno messo un bel cartello grosso così, con su scritto: i gatti neri sono pregati di andarsene da un'altra parte perché qua sono troppo fortunati per starci. Allora, dopo Catastrophus arriva Horribilus. C'è Jeff Corwin, che è un naturalista, che va a spasso per la foresta amazzonica, qualunque altra foresta può andare bene uguale, non c'è problema, e va a farti vedere tutti gli animali più brutti, più schifosi, più repellenti, più orribili di tutto il creato. Roba che perfino io, che sono un animalista convinta, appena arriva questo qua, prendo il ride e lo spargo sul teleschermo sperando che muoiano tutti. Questo qua si occupa prevalentemente di vermi e bruchi dalle setole urticanti, di ragni, tarantole, vedove nere, e con sti cosi davanti alla bocca, con 14 occhi pelosi. Si occupa di rane dalla cute tossica,
si occupa di serpenti velenosi e si occupa di varani di Komodo dalla saliva letale. Te li acchiappa, te li presenta davanti alla telecamera così e poi comincia. Ma guarda quanto è meraviglioso, ma non lo trovi eccezionale, ma guarda che occhi, ma guarda che squame, ma guarda che colori, ma guarda com'è elegante quando si muove. Passa mia figlia e mi fa, andiamo in Amazzonia? Oh cazzo, potrei incontrare Jeff Cowboy. Ma te pensa, se quello mi vede, mi acchiappa e mi sbatte davanti alla telecamera e comincia, guarda che bell'esemplare di rosta cicciona, ma non la trovi meravigliosa, non la vorresti a casa tua, guarda con quanta eleganza muovi la sua ciccia durante il giorno. Se posso scegliere era meglio Los Angeles, guarda. Durante le trasmissioni di questo qua, ti fanno il promo di quell'altro suonato di Austin Stevens, che è un altro naturalista. Tu vedi il promo e vedi quest'uomo che si dibatte sul terreno cercando di liberarsi dalle spine di un'enorme anaconda. Poi guardi la trasmissione e capisci che è l'anaconda che sta cercando disperatamente di liberarsi di quel cavolo di Steve Austin. Perché questo qua ha un rapporto con i serpenti che è paragonabile solo a quello che Rocco Siffredi potrebbe avere quando torna dall'isola e si trova bella e nuda nel letto. Questo qua appena vede un serpente, yahoo, ci si butta sopra a pesce. Dopodiché te lo allunga come un elastico, te lo arrotola, te lo annoda, gli fa aprire la bocca, gli tira fuori i denti, gli caccia le dita negli occhi. Ma lascialo in pace, po' la bestia. Ma io mi immagino, ma a casa sua, in contemporanea, ci può essere un serpente alto così, che fa la stessa cosa a sua sorella? Ripassa mia figlia, mi fa, allora dove andiamo quest'anno? Vabbè, scegli tu. Basta che sia un posto dove non ci sia la televisione focalizzata su Focus TV. Perché sta televisione dovevano chiamarla Dai e Focus! Ciao ragazzi!